sono emozionato, ti prego, vorrei ritornare un attimino. Guarda, Morgillo, guarda, non voglio dire niente, ma ti prego, dammi subito una base che mi fa entrare in questo momento solenne, perché ne sono felicissimo. Sono emozionato. Fammi sentire. Ah, Napoli. Che cos'è Napoli? Napoli è tutto, è ammesso e non concesso. È un piacere essere qui con voi. E anche se siete tappi, oddio, anch'io non sono molto alto, ma comunque è sempre piacere tornare a Napoli e vivere quest'aria. È vero, dico bene o dico male, ma siete vivi o siete morti voi? Perché guardi, Io sono vivo. No, maestro, voi... mi perdoni, non vorremmo correggerla, ma no, i vivi... No, per cortesia, principe, manteniamo i titoli. Principe, allora, noi non vorremmo correggerla, non ci permetteremo mai, ma se non sbaglio, insomma, i vivi dovremmo essere noi, è il trapassato per ora. Purtroppo è lei. Beh, diciamo che in questo momento mi sono reincarnato in un corpo giovane e anche più bello. Sì, volendo... Sta facendo i complimenti a se stesso, caro imitatore, insomma. Ma così dicono, almeno così dicono. Allora, principe, se lei ha questo dubbio atroce, se lei è vivo o è morto, vogliamo fare una cosa? Io sono vivissimo. Allora, guarda. Guardavo il manganillo, sì. Che mi sa che forse... Tocca ferro. È rientrato da poco da un'influenza, ma si è ripreso. Facciamo una cosa, mi concede una cosa, principe? Prego. Lei lo sa. Ammesso e non concesso. Non concesso, ma questa volta mi concede. Vogliamo interrogare magari a caso qualcuno dei nostri radioascoltatori, anzi facciamo delle telefonate a caso per sapere se lei effettivamente è vivo o morto. Lo chieda stesso lei a chi è al proprio interlocutore. Vediamo un po'. Stiamo collegando il principe. Mi raccomando, sì. Qua tutto pagato, vitto, alloggio, impiegato, lavatura e stiratura. Vediamo che cosa ne pensano le persone che chiamiamo. Come avrete capito, abbiamo un ospite illustre, ma che dire di più, abbiamo il principe della risata, il grande Antonio De Curtis, che però è convinto di essere ancora vivo. Vediamo. Attenzione. No, è occupato. È occupato. Principe, sentiamo. Mi perdoni, l'ho chiamata di nuovo, maestro. Ma lei è fissato, questa è una sua psicosi. Lei è uno psicopata. No. Ragazzi, ma io non ho parole perché essere a fianco è veramente incredibile. Attenzione, faccia lei, eh. Ma faccia così per qui. Principe. Pronto? Pronto? Sì. Io sono pronto, lei è pronto? Chi ha il telefono? Dunque, io sono De Curtis, non so se lei è presente. Ma con chi vuole parlare? Chiede subito. No, io mi hanno dato questo numero e non so se lei... Chi deve parlare? È una semplice informazione. Per andare, dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Non so se si ricorda, io ho fatto anche un film. Non è rimasta impressionante. Cioè, principe, la gente oggi è talmente rotta di coios di queste telefonate che arrivano, che addirittura anche se chiama Totò praticamente loro niente, riattaccano, non c'è, possiamo riprovarci. Ma qualche genere femminile, perché qua avete solo genere maschili. A livello di telefonate la accontento subito. Per esempio Cussore, magari guarda, principe, lei non lo sa, mi tocchi tutte le donne del mondo, ma non la sorella di Magdalena. Ah, perché c'è un rapporto particolare, allora chiedo scusa, non sapevo. No. Lei deve sapere, sono molto permaloso con mia sorella. Ah, ecco, vabbè. Non si preoccupi, non si impermalisca, abbia fede. Ma lei può dire tutto, perché lei è un mito, è una leggenda, e allora è consentito tutto. Mi raccomando, la sera sempre il santino, vi date le orazioni, mettete un bel... Ecco, cosa? Lo dico, vi mettete vicino in un angolino. Ho capito. Lei capisce sempre fischi per fiaschi. Non sono mica fiaschi che si abbuffano, no? Guarda, c'è un messaggio per te, carissimo principe. Mi avete fatto piangere con il mio mito Totò. Grazie. Vai, mito della curva, che salutiamo. E sempre forza Napoli, Verdice e per Bacco. Principe, parli al telefono. Attenzione. Vediamo se ci risponde qualcuno. Alle 18:25, tutto in diretta. Siamo sfortunati e sono più morti di lei. Infatti. Non è cosa lui. Pronto? Ritentiamo? Attenzione. Vabbè. Ritenta che sarai più fortunato. Ragazzi, ma che atmosfera si vive negli studi con una mandolinata, È una mandolinata, sì, una bella mandolinata. Attenzione. Ce la faremo mai a far parlare il principe De Curtis con qualcuno? Sentiamo adesso. Pronto? Tu pronto? Sì? Pronto, io sono pronto. Lei è pronta? Pronto, allora, benissimo, signora. In data odierna mi deve dire
se si ricorda qualche film che io ho fatto. Non so se ha preso. Io sono De Curtis. Ecco. De Longis. Ah, lei è De Longis. Benissimo, allora siamo a cavallo, signora. Per Dinci anche per Bacco. Ma mio nipote. Vostro nipote? Veramente? No, ma voi. E chi è? Avete indovinato, signore, ma voi avete capito chi sono io? No. Io sono De Curtis. Qualcuno mi chiama anche De Longis. De Longis, perfetto, benissimo. Allora, io voglio sapere, in data odierna, a prescindere, non so se si ricorda, qualche film, per esempio, se io lo dico Totò, lei che cosa pensa? Che cosa... A che cosa? Non mi fa tanta domanda. No, non vi faccio non vi a mia nipote. A vostro nipote, ma il ragazzo, allora il ragazzo è studente che studia. Nonna! Nonna, auguri, va bene? Fate auguri alla radio, ok? Sei bella? Vostro nipote è un po'. Ciao, Nadia, invece fate chiamare da dove, visto? Fate chiamare da dove? Nonna, devo fare chiamare da dove perché devo fare auguri particolari. Ciao. Passa a questo signore che te lo passo subito. Allora, il ragazzo si è un pochino bloccato, ha avuto qualche problema, non so. A casa che cosa mangi il ragazzo? Lo fate mangiare bene, perché lo vedevo un pochino. Questo non si fa, questo è peccato. Alla nonna, la zia o la nonna, poi non so signori i rapporti vostri. Quali sono? Voi siete la zia, la nonna? Principe, le faccio gli auguri perché tra l'altro sappiamo che è il compleanno. E allora facciamo i tanti auguri al ragazzo. Alla nonna. Signora, allora, cantiamo tutti insieme. Lei come si chiama, signora? Io, De Luca. De Luca, ma il vostro nome? Francesca. Allora, pronti con un tanti auguri per Francesca. Grazie. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Francesca, tanti auguri a te. Per Dinci, anche la nonna canta. Dobbiamo fare un'altra telefonata velocissima. Un bacione, signora. Non ho saputo, principe, se sei vivo o se sei morto. Attenzione. Alle volte si fa la catena. C'è un messaggio di Ciruzzo, principe, che dice: fatemi, signor Loturco. E beh, io non gliel'ho detto per educazione, ma lei è proprio fesso. E appunto, signor Loturco, io non l'avevo detto fino adesso per educazione, ma lei è proprio fesso. Guarda a me. Guardavo. Attenzione, principe, vada. Ci siamo. Pronto? Sì. Pronto? Sì. Pronto, io sono pronto, lei è pronta? Ah, perfetto! È perfetto! Ma come? Vaffanculo al principe della risata. No, evidentemente ce l'avevano con voi, Probabilmente. Perché vi conoscono, voi fate sempre questi scherzi. Attenzione, principe, l'ultima telefonata perché poi dobbiamo parlare di un nostro caro amico. Ancora Jenny da Capodimonte, grande Antonio De Curtis. E poi ancora un messaggio, anche se è un imitatore, viene la pelle d'oca a sentire la voce del mitico principe. Io vi ringrazio, voi siete troppo buoni. È abortito. Facciamo fare un'altra. Proprio l'ultimissima perché poi principe, ma lei leva di fretta oppure può intrattenersi ancora un po' con noi? No, io volendo mi potrei intrattenere, dipende da voi. No. Certo che però se vi mandano a quel paese è sempre per voi. Attenzione, stiamo provando ancora a far parlare il principe della risata con qualcuno a caso. Pronto? Chi è? Buonasera, senti, io sono pronto, lei è pronto? Io sono pronto, partiamo. Pronto? Come dice? Voi avete detto, tu voi siete pronti, io sono pronto, partiamo. Allora partiamo, benissimo, dove vogliamo andare? Ammesso e non concesso, dove vogliamo andare? Dove volete voi? È una semplice informazione, dunque, io vorrei andare, tanto per dire, per andare dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Per andare? Dunque... Non so se lei è presente, noi dovremmo andare. Per andare. Per andare dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? È una semplicissima informazione. Non so se si ricorda con Peppino, per esempio, io andavo sempre con Peppino a Milano. Sì. Si ricorda? Lei per caso ha visto qualche film? Sì, questo è tra voi c'è del grande Totò. Bravo, bravissimo! Un applauso, lei ha indovinato. Che cosa le diamo a questo giovanotto? Niente, assolutamente no. Il mandolino che allora, caro, come ti chiami? Vincenzo, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. È venuto a trovarci Antonio De Curtis, che è convinto di essere ancora vivo. Vuoi dirgli tu, per favore, che purtroppo è passato a miglior vita? Voi siete passati a miglior vita, nonostante siete il grande principe di Napoli. Siete ricordato? Io mi ricordo, però in questo momento mi sono incarnato in un corpo ancora migliore, quindi
Io vi sono sempre vivo, io non sono mai morto perché l'affetto. Beato il corpo che vi siete rincarnato. Ecco, benissimo. E il corpo, te lo dico io, di chi è? È del nostro amico Marco Antonio Scaramuzza, ma ne parliamo subito dopo la pubblicità. Restate lì. I tappi su Radio Kiss Kiss Napoli. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi per uno straordinario artista che ha veramente sconvolto tutti con la sua bravura per l'aver imitato il principe Antonio De Curtis, ma in realtà lui si chiama Marco Antonio Scaramuzza. Applausi! Eccolo qui. Ciao a tutti, io vi ringrazio dei messaggi e dei complimenti che mi avete fatto perché mi avete riempito di gioia. Mi fa piacere portare, come dire, lo spirito, se così mi consentite, di un artista che amo in maniera totale e vorrei sempre portare, ecco, nei miei spettacoli quella che è un po' la sua filosofia, quella che è un po' la sua arte. I tappi su Radio Kiss Kiss Napoli.